siamo con Ron Johnson, il regista di Piuma, che dopo Fino a qui tutto bene, dove affrontavi comunque il passaggio dall'età universitaria, diciamo così, al mondo adulto, adesso invece ti cimenti con un altro film dove dall'adolescenza questi due ragazzi vengono direttamente proiettati nel mondo degli adulti, con tutto ciò che ne deriva. Come mai hai sentito l'esigenza di fare questo film e di affrontare proprio questa fase così delicata per certi versi della vita in una situazione ancora più delicata? Tutto non è iniziato per descrivere questa fase della vita, tutto è iniziato per descrivere la mia e quella della mia compagna e quella in generale, credo, di questa generazione, di fare figli. È una paura che è una cosa abbastanza inedita, nel senso che per milioni di anni a questa parte, fino a 50 anni a questa parte, fare figli era la cosa più naturale del mondo. Poi qualcosa è cambiato e adesso sembra una sorta di scalata dell'Everest, e questa cosa ci sembrava molto interessante raccontare. Abbiamo fatto delle prove e abbiamo capito che se ci fossimo immedesimati in dei ragazzi di 18 anni, tutte le scene più divertenti sarebbero diventate più buffe, tutte le scene più emozionanti sarebbero diventate più intense, e quindi abbiamo deciso di metterci alle loro spalle e seguirli in questa avventura. In più loro, ovviamente, avendo 18 anni, stavano molto più nei casini di noi, e quindi, diciamo, l'effetto catartico sarebbe dovuto essere più forte, infatti lo è stato. Siamo diventati genitori e ora lo stiamo diventando una seconda volta, quindi ora mi inizio a preoccupare che l'effetto catartico sia troppo forte, speriamo di no. L'età adolescenziale che viene trattata nel tuo film è un'età che molti definiscono dell'incoscienza, però tu gli hai dato un altro significato, hai tramutato tutto in leggerezza. E qual è la differenza tra leggerezza e incoscienza, e qual è l'importanza, l'elogio proprio della leggerezza di cui parlavano prima pure i tuoi attori? Allora, intanto diciamo che i personaggi in qualche modo si spartiscono una visione del mondo diversa, nel senso che mentre Ferro è appunto un po' incosciente alla sua età ed ha tutto il diritto di essere incosciente e di sbagliare e di fare delle cavolate, Kate invece è una ragazza già più coi piedi per terra, è molto più pragmatica, sa già più quali sono i rischi in cui vanno incontro, e la leggerezza è una sorta di modo di vivere che credo intanto non abbiano solo Ferro e Kate, perché questa non ci scordiamo che è una commedia corale, nel senso che ci sono Ferro e Kate che hanno 17 anni, ci sono i loro amici che hanno la loro età, ma poi ci sono le loro famiglie che invece hanno 40, 50, 60 anni, fino ad arrivare a Nonnolino che ne ha 80. Quindi le situazioni ironiche, comiche, leggere, in qualche modo sono pervasive di tutti i rapporti e gli equilibri di queste famiglie, e che aspettano questo arrivo di Piuma, della bimba, che bene o male, se loro sono pronti o no, arriverà entro 9 mesi, e partecipano a questa avventura con appunto un pizzico di ironia e di leggerezza. Perché proprio Piuma? Ok, la leggerezza, ma proprio Piuma? Cioè, ci sono tante cose leggere, quindi da cosa ti sei lasciato ispirare? No, è arrivato a un certo punto, siamo arrivati alla classica scena dove loro scoprono che il bimbo che aspettano è una bimba in realtà, quindi è una femmina, e si mettono a dire che nome gli mettiamo. Credo che sia uno dei momenti che tutti i neogenitori hanno passato, e Ferro, che è un po' l'animo più magico, più estroso, più folle, a un certo punto dice che questa figlia dovrebbe avere un nome che dovrebbe essere come una parola magica, dovrebbe farla fluttuare su sto casino che è il mondo. Ecco, Piuma si dovrebbe chiamare. E quindi, scrivendo questo dialogo, ci è venuta in mente questa cosa, che era allo stesso tempo buffa, tenera, poetica, che ci dava un senso di precisione nel film, e aspettare una bimba che si chiama Piuma dà tutto una sorta di ironia e di magia, e che ci piaceva molto, e poi è diventato così forte che è diventato anche il titolo del film. Qualche aneddoto dal set, qualche aneddoto magari divertente, qualche cosa presa dalla realtà vera e propria, cioè estrapolata e portata direttamente sul set? Noi abbiamo fatto molte prove, molta improvvisazione prima di andare sul set. Quando poi abbiamo fissato tutte le cose che ci piacevano di più, quando siamo arrivati sul set avevamo quasi tutto chiaro, anche se ci sono stati dei margini di improvvisazione. Forse la scena
più buffa, dove la gente ride 6-7 volte nella stessa scena, che è la scena quando Ferro racconta di un grosso casino che ha combinato mentre ne sta combinando degli altri con il padre. Era una scena che io ho fatto moltissimi shock, perché sapevo che in scrittura era molto ben riuscita, era molto comica, faceva molto ridere, quindi ero ansioso che venisse così, e quindi ero lì che continuavo a dire no, ma aggiungiamo, facciamo di più, e sono tornato a casa un po' dicendo ma ce l'avrò fatta da raggiungere quel livello di comicità, di commedia, di ironia che volevo raggiungere. Poi quando siamo arrivati in sala, prima a Venezia e poi a fare tutte le anteprime, ho capito che sì, ce l'avevamo fatta, perché la gente si sganascia ed è, quando senti il pubblico ridere, è sempre una grandissima soddisfazione. Tra i tuoi progetti futuri, dove ti vedremo? Cosa farai? Affronterai altre parti della vita o serie? Cosa farai? No, vabbè, ora sto montando le ultime due puntate di Diritti del Barlume, che andranno in onda a gennaio, e soprattutto sto, insomma, facendo questo, accompagnando Piuma a lungo per tutta la penisola, perché abbiamo fatto anteprime da Bari a Firenze, a Bologna, a Milano, a Torino, e adesso ognuno è stata una gioia più grande dell'altra. E i film, ho tante idee, ma non è il momento di pensarci ora, perché ora ho solo il mio cuore e tutto per Piuma. Per ora è il film più importante, più bello che ho fatto, e lo voglio accompagnare più in fondo. Poi quando sarà passata questa cosa ci penserò. Ultima cosa, come vedi i due protagonisti, Cate e Ferro, tra 10 anni? Non lo so, c'è un finale che a me piace molto, perché è un finale aperto, dove loro stessi, non c'è nessuna fiaba del vissero felici e contenti, allo stesso tempo però si ride, ci si commuove, si esce con una bella sensazione di umanità, di ottimismo. Ecco, spero che mantengano questa loro purezza e allo stesso tempo bellezza d'animo. Io credo che non sono tanto le scelte, gli eventi della vita, ma è come ci si pone di fronte a queste scelte ed eventi. Se loro manterranno quello sguardo ironico, autoironico, puro e ottimista, comunque dove saranno bene. Grazie mille. Grazie e in bocca al lupo per il tuo film. Crepi, grazie. Ciao.